Il visto. Il visto c'è, il visto c'è. È arrivato, quindi. Visto di lavoro. Questo è per tutti gli hater che commentano i video in brutto modo. Esatto, sì. Ciao a tutti, sono tornato qui nello studio di Nicola Savà a Tokyo. Lui, come sapete, è un mangaka italiano di successo qui in Giappone che sta facendo delle cose stratosferiche, veramente interessanti. La sua vita sta migliorando di giorno in giorno e mi ha raccontato un sacco di cose che adesso ci racconterà. Volevo anche chiedergli poi cosa ne pensa di tutti i commenti stupidi che erano arrivati nello scorso video. Ti ricordi, Nicola? Sì. Tutti a dire no, non ce la farà mai, perché qui, perché lì. E invece qualche miglioramento si vede. Sì, qualche. Il visto è arrivato, quindi. Visto di lavoro. Di lavoro, quindi c'è un'azienda che ti ha assunto. Che mi ha assunto, sì. Tutti dicevano, no? Cosa dicevano? No, perché no, tu... perché tu dove devi andare? Ma perché? Che devi fare? Resta in Italia. E io ho detto no, tanto in Italia, anche se resto in Italia, che faccio? Sto a casa sul divano... No, sì. E poi anche gli italiani in Giappone, no? Che ti dicevano, alcuni che dicevano no, perché non ce la farei mai, è difficile, ma tutto è difficile, ma tutto è fattibile. Se ti impegni, sì. Infatti anche su questo punto ti volevo contestare una cosa che... che tutti, no, ti dicono ma perché tu hai talento, no? Secondo me Nicola non ha talento. Perché il talento, no? Sì. È una parola che secondo me hanno inventato quelli che non hanno voglia di fare niente, no? Uno non ha voglia di fare niente, dice Nicola ha talento, quindi lui ce la fa a fare i manga, a fare i disegni, fare le cose. Invece lui ha forse una predisposizione, un po' di talento, ma ha tanta voglia di fare, di impegnarsi, di strafare, no? Sì, ma... quelli che guardano e che leggono, che conoscono, che ne so, anche Naruto, One Piece, all'inizio i protagonisti dei fumetti sono deboli e poi mano a mano diventano più forti perché si impegnano, no? Quindi la tua vita è un po' un fumetto. E io la vivo così. Sì, no, poi mi ha colpito che sono venuto qua questa mattina e lui mi ha detto no, siccome è l'unico giorno libero che ho di questo mese, no? Mi ha detto ma viene un po' tardi perché devo dormire, no? Sì. E questa cosa qui fa capire che in Italia ti avrebbero detto ora non ho voglia di fare niente, no? Dorme. Sì. Invece in Giappone una frase così ti fa capire l'impegno che sta mettendo la persona in quello che fa. Perché effettivamente... perché sì, si disegna, cioè si lavora tanto e quando ho la possibilità di dormire voglio dormire. giustamente, perché c'è sempre dormire anche 2 ore in più. Anche sì, no, mi fanno la differenza per tutta la settimana. Sì. Sì, si sentono. Perché non è così immediato, no? Sì, poi però stamattina ho avuto la disgrazia che... il vicino di stanza ha traslocato, quindi... E quindi rovinato, sì, i piani. Ha rovinato i piani, sì, purtroppo. Quello succede. Capita. Quindi tu praticamente un'azienda ha visto i tuoi lavori. Sì. E ho visto quel bellissimo disegno che mi ha fatto vedere. Quello del vecchio. Del vecchio lì. Lo mettiamo in sovraimpressione, va bene? Sì, va bene. Guardate che roba. Aspetta, l'ha fatto lui questo. Cioè, bellissimo, veramente bello. Quindi questa azienda ha visto questo disegno. Sì. E anche altri, ovviamente. E hanno deciso di darti una possibilità, sì, una possibilità concreta. Non è un'azienda di fumetti. Però è un'azienda che fa film, serie TV e videogiochi in 3D. Quindi comunque ha a che fare. Ha a che fare, sì, con la cosa. Poi a me serviva un modo per trovare il visto, perché trovare il visto come assistente non è così facile. Perché, ma anche per gli stessi giapponesi essere assunti come assistente non è facile. Quasi, quindi sì. Devi trovare il maestro che fa l'azienda sua. Sì, sì. In modo che poi ti può fare il visto, perché l'azienda, che ne so, tipo la Shueisha, la Kodansha, non può fare il visto a un assistente, deve essere il maestro che la deve fare. Chiaramente, sì. E quindi deve assicurarti un tot di stipendio. E quindi bisogna cercare in qualche modo di riuscire a trovare un compromesso. E lui ce l'ha fatta.
Un compromesso, sì. Quindi, poi da un certo punto di vista, comunque è un buon lavoro perché ho il sabato e la domenica libero. Quindi, in quei 2 giorni posso lavorare, disegnare sui miei lavori e continuo Progredire, Esatto, sì. no? Eh sì, questa è una gran cosa. E tutti quelli che ti dicevano, no? Nei commentini, no? Gli sfigatelli, no? Sotto ai video, no, perché lui qui, lui lì, lui là, eh? Invece adesso dovranno stare zitti, ma sicuramente avranno qualcosa da Sì, ridire, no? vabbè, sono persone che sono dietro una scrivania e perdono tempo a commentare e a non fare E poi niente. c'era quella frase che aveva, allora, un video l'altra volta di un'ora aveva detto la frase che, giustissima, i Esatto. soldi sono una cazzata, avevo detto, perché l'aveva detta lui, ma poi l'avevate detto che l'aveva detta io, non so, comunque, cioè, i commenti, solo su quella frase, Solo su di quella frase. un'ora di video, i soldi sono una cazzata, e i commenti solo su quella frase, no? Che i soldi sono una cazzata. Però Sì. tu lo dici perché sei ricco, mi dicevi, no? Magari. Beh, comunque ho visto di là tutto l'attico che hai dove c'è il Ah, caminetto sì. Poi e secondo piano, ho visto c'ho anche su, hai le. tre bagni qui in Sì, casa, tre molto. bagni. Lui Poi la donna delle ama. pulizie. A volte importa il brandy pure. No, lui è una cosa. Capito, No, sì. no, i soldi. Se voi dite che i soldi non sono una cazzata, ma perché li spendete in cose inutili? Venite Esatto. in Giappone, fatevi un bel viaggio, no? Invece di spenderli lì. Com'è che li spendono in Italia i soldi? A gratta e vinci. Gratta e vinci, iPhone, iPhone, l'ultimo modello sempre lo comprano tutti. ovvio, beh, quello ci Poi vuole, ci videogiochi vuole. nuovi, Videogiochi nuovi, macchinette macchinette, sì. e aperitivi, Sigarette, sigarette immancabili, sì, immancabili. aperitivi, Aperitivi. bell'aperitivo, Ogni beh, tanto ci ogni sta, tanto però ci sta, ogni però ogni giorno giorno no. Ma io vado solo il giovedì, il venerdì, il sabato, sabato e domenica. la domenica. Questa parte poi vediamo se tenerla o togliere. Esatto. Che non vorrei mai. Arrivino Che altri no, stavolta 30.000 commenti vengono a su. prenderci a casa stavolta. Esatto. Venendo al sodo, Esatto. ecco, lui farà anche una cosa stragalattica, il discorso. Sì, È una cosa farò. incredibile. Mi hanno scelto nella scuola per tenere il discorso di chiusura. Sì, ma spiegano, non è una scuola da 10 Non è. persone di italiani e burundesi, è una scuola Saranno, di penso, 500 500, tra cui all'incirca. una valanga di giapponesi, e che hanno scelto per fare il discorso di fine anno. A me sì. Cioè, in realtà sono È il fine 90. anno, Fine, sì, è fine chiusura anno. Ah, è vero del. che adesso, sì. Chiusura, diciamo, dell'anno Certo. accademico di laurea, tra virgolette. Cioè, lui farà sto. Io andrò a. Se riesco, perché adesso devo vedere un attimo gli impegni, ma se riesco vado a fargli il video e a far vedere questa giornata con questa platea. Ma bisogna vestirsi eleganti? Ma io, beh, sì, devo Tu mettere. sì. Però, te che te ne frega tanto, Io vengo sei. con la felpa Ma d'ordinanza, sì. la felpa delle grandi occasioni. Esatto, sì, non penso ci siano problemi. Cioè, lui praticamente farà questo discorso in Giappone. Quindi, questi sono i discorsi degli Questi anni sono scorsi. sì, Faglielo vedere i l'egiziano discorsi degli antico. anni No, ma passati. avvicina, avvicina un attimo, solo per far vedere. Io lo chiamo l'egiziano antico, no? Perché Ah, non di sai, no? qua, aspetti, dov'è? Vabbè, insomma, una cosa. Cioè, per dire, i giapponesi, quando scrivono, i giapponesi scrivono tipo le formichine, sembrano, no? Non so se avete mai visto questi. Sembrano tipo delle formiche. Però loro si capiscono. Sì, loro È sì. pazzesco, no? E no? Sono delle formichine laboriose. No, è proprio la scrittura qua. Sembrano delle formichine, no? Queste zampette, righe, no? E loro si capiscono. Ognuna di queste ha un suo significato. Certo, sì. Cioè, io non avrei Ogni mai. Ogni formica ha un formichina c'ha. significato. Ta, ta, ta. E lui le capisce. Sì. Cioè, bravo. Comunque, fare questo discorso di fine anno. Davanti, cioè il 98% delle persone sono solo giapponesi, quindi Una paura. un pochettino sì, perché il discorso lo devo scrivere tutto io, quindi. Cioè, non è che lui va e dice no a caso, no, lui si è dovuto scrivere il discorso in giapponese. Sì. E quel giorno lì poi. Davanti a tutti. Madonna. Beh, cioè, spero di non ridere all'inizio.
Beh, riderai sicuro. Riderò di sicuro, a sì. Pensare a questo video, no? Sì. Allora, raccontaci l'evento Comic Day a scuola. Dici okay. Cos'è sto Comic Day? Vabbè, vengono editori di varie case editrici a scuola per vedere i lavori dei ragazzi. Non di tutti, solo di quelli che glieli vogliono far vedere. Quando è stato a dicembre, a inizio di dicembre sono venuti due editori a scuola. A me interessava solo quello di una casa editrice. Gli ho fatto vedere i miei lavori e ha visto prima quello dell'estintore, se ti ricordi. Sì. Poi quello della storia di Pino. Poi altre. Le trovate nel vecchio video. Esatto. Poi una storia di 16 pagine, quella che dicevo nell'ultimo video che ancora non ho fatto vedere. Mm. E insomma, l'editore è rimasto un po', come dire, è spiazzato dalle mie storie perché erano tutte storie diverse. E quindi lui mi ha detto: hai tu un qualcosa in più rispetto alle altre persone, perché sai fare storie che non so, sai fare sia storie umoristiche sia storie serie, e questo mi piace, sì, è positivo, perché ti sai adeguare anche alle mie e necessità. E gli è piaciuta quella dell'estintore, sì, perché è un po'... mi è piaciuta quella dell'estintore perché mi ha detto: questo estintore insomma è troppo strano, mi ha chiesto: ma tu sei così? Ha detto sì, in un certo senso sì. E quindi gli sono piaciuto come persona e mi ha dato il biglietto da visita. E ti ha spiazzato un po'. Sì, perché non me lo aspettavo. Qua quando danno il biglietto da visita, no, non è come... cioè, è una cosa importante. Sì, è una cosa importante. Significa che voleva seguirmi da questo momento cioè in poi. Cioè, non è che uno dà i biglietti. Esatto, sì, no. No, questa è quella cosa che devo spiegare, perché in Giappone, piccola parentesi, il biglietto da visita, se venite a cercare lavoro, comunque avere delle relazioni con i giapponesi, è una cosa importantina, insomma, da avere il biglietto da visita. Non dico che tutti ce l'hanno, però sì. No? Se uno ti dà il biglietto da visita, spesso, come in questo caso, è importante. Vuole continuare a sentirti. Sì. E poi io per 3 mesi, due mesi e mezzo non gli ho portato niente, perché ero troppo impegnato col trovare, insomma, il lavoro. E poi quando ho finito l'ultima storia che ho fatto, 18 pagine, sono andato a portargliela, però era una storia che non c'entrava niente con l'azienda, insomma, dove io ho l'editore. E lui infatti mi ha detto: ma come hai fatto questa storia che non c'entra niente? Gli ho detto: guardi, io in realtà era una storia che già volevo fare, che se non la facevo poi non riuscivo a fare le altre, quindi l'ho fatta, gliela faccio vedere, però da questo momento in poi, se lei è d'accordo, vorrei affidarmi a lei. Quando gli ho fatto vedere la storia, ha visto i disegni e mi ha detto insomma che nei disegni sono diventato, cioè, sono migliorato un botto, e quindi lui mi ha detto subito: guarda, da questo momento in poi non fare più storie, ma fammi solo personaggi. E io lì ci sono rimasto, perché c'è una cosa positiva: quando un editore ti chiede di fare personaggi, significa che vuole appunto farti scrivere dei personaggi per presentarli, per fare poi una storia breve. Questa storia breve poi lui la vuole presentare per un premio. E quindi nel momento, se vincerò il premio, poi lui mi ha detto che da quel momento in poi dovremo pensare assieme a una storia per la serializzazione. Quindi insomma è tutto un crescendo. Sì, certo, pian piano. Ancora ci vuole il suo tempo. Penso che un 3 anni ci vorranno. Sì. Però piano piano. Ce la dobbiamo fare, no? Quanti anni hai tu, ricordiamo? Adesso 22. 22, quindi c'è tutta la vita davanti. Cioè, 22 anni, pian piano, insomma, sei ancora giovanissimo. Abbastanza. Il cuore, però... No, comunque, sono tutte cose queste che riguardano appunto dei lavori che ingranano man mano, no? Sì. Cioè, io parlo da fotografo e cioè tanti vogliono diventare subito fotografi, no? Non so se è simile, però immagino che sia simile. Che uno non è che da oggi a domani, cioè poi c'è quel salto, no? Da oggi a domani, però è una cosa che uno si crea, no? Si costruisce. Certo. Non è che uno arriva qua, fai 2 disegni, ti do la storia, vai, esatto, fai, sì, la vendiamo, best seller. Non no? È così. Non infatti. È mai così. Sì, magari sentite uno ogni 10 anni, no? Che può darsi, che fa una storia, no?
e c'ha una botta di Di culo, culo, sì, ma... però è una botta di culo come quello che gratta il famoso gratta e vinci di prima e Esatto. vince, però nella stragrande maggioranza dei casi bisogna farsi il Il culo, culo. non è la botta di culo, ma farsi il culo, no? Cioè pian piano si riesce e Nicola sta ingranando alla grande, direi. Io in un certo senso a volte, non so, forse mi sottovaluto, però non è, non penso sia sottovalutarsi, è consapevolezza del fatto che ancora sono lontano dall'obiettivo principale, però è un obiettivo difficile da raggiungere e ci vuole tempo. Perché lui è umile, invece secondo me lui deve essere più Più cazzuto, aggressivo, più più aggressivo. aggressivo. No, in Giappone va bene però essere umili, no? Sì. Perché è un paese dove forse l'essere troppo estroversi viene Non viene penalizzato a volte. penalizzato. Infatti quando io vado qua vestito così, Guardano un po' sì, mi strano. guardano un po' strano, eh? O magari non mi guardano Esatto, neanche, che è magari. peggio. Però è un paese un po', no? Dove bisogna essere nella massa, diciamo, Esatto, sì. e dopo cercare pian piano di uscire. Non è il paese. Cioè, vabbè, vero o no? Dimmi di sì, che Sì, così. è così, è così. No, è E vero a me, ritornando, cioè, fanno ridere molti messaggi che mi arrivano di ragazzi, no, che hanno un'idea del Giappone che è solo, cioè, è un'idea assurda. comunque. Ma poverini. Cioè, cosa veramente, cioè, io non ho mai riso così tanto. A volte non so neanche come rispondere a certi messaggi e se rispondere perché ho paura di ferirli e non voglio ferirli perché io non sono nessuno per giudicare gli altri. Però. Vanno aiuta. Allora, io e Andrea Secco abbiamo un servizio, no, che si chiama Giappolife, dove aiutiamo le persone che vengono in Giappone. E ci sono molti che vengono qua e effettivamente hanno successo e riescono a integrarsi e tutto. Però abbiamo moltissime richieste anche di persone che effettivamente vanno indirizzate nella strada giusta, perché alcuni hanno proprio un'idea difficile, no? Da realizzare. Cioè, voi non è che potete fare, non so, vabbè, non faccio riferimenti, però potete fare, dire, io sono un grande disegnatore di volti e fate lo smile, capito? No, Cioè, non è così. dovete partire da un livello giusto, no? E cercare di essere aiutati anche da qualcuno che è già qua e che vi sprona. Esatto. Però soprattutto, secondo me, bisogna anche evitare quelli che abbattono, no? Cioè, della serie che magari a volte mi scrive gente, e io do con tipo scrivono a Giappolife, noi diamo dei consigli gratuiti, e c'è chi dice: ah no, però un altro mi ha detto che non si può. Ma io consiglio sempre di ascoltare chi fa una cosa, tipo Esatto. lui fa una cosa, l'ha fatta, la sta facendo. Non ascoltate chi dice: no, non si può lavorare come mangaka in Giappone. Lui lo sta facendo l'assistente, sta lavorando per questa casa che abbiamo detto prima. E bisogna ascoltare chi fa le cose, no? Non chi non le fa. Assurdi. Il problema è che appunto a me arrivano messaggi, no, di ragazzi assurdi. C'è chi mi dice che c'è chi vuole che io faccia da assistente a loro anche se hanno meno esperienza di me. E hanno 30 anni, no? C'è chi mi dice: io sono un fumettista in Italia, ho visto il tuo video, voglio che mi fai da assistente. Però non sono Però non sono fumettisti. fumettisti, cioè loro mi dicono: sono mangaka in Italia, ma non ha nessun senso quello che dici. Boh, No. io lì mi trovo spiazzato, non so cosa dirgli, se rispondergli. Poi mi arrivano, no, richieste di ragazzi che vogliono che io gli faccia la loro storia, presentarla in Italia, però gratis. Cioè, per fare una storia corposa ci vuole tempo e non è che io faccio Volontariato. volontariato, voglio dire, quello che faccio io l'ho studiato e quindi se devo fare qualcosa almeno voglio essere pagato per quella Ecco, cosa, no? vedi che pensi solo ai soldi, però. Capito, sì. Non va bene, tu Non va dovresti bene. farlo gratis, per il Grazie, bene dell'umanità. sì. Sì, capito, cioè io devo fare i miei lavori, devo metterli in secondo piano Eh sì, per fare invece i lavori degli ma perché altri. bisogna Capito? aiutare Perché gli bisogna aiutare altri. tutti. E poi, altri messaggi, no? Un altro bellissimo di un Chissà quando ragazzo. poi questo si Questo poi vedrà. lo vedrà, perché non ho avuto la forza di rispondergli. Questo mi dice che lui già ha fatto 500 capitoli di una storia e
Ed è sicuro che sia la storia più bella del mondo, che l'ha fatta leggere già sui È più amici. modesto di me questo, eh. Cioè, una cosa assurda, no? E mi dice, secondo me, se vado in Giappone, dopo quanto tempo mi si realizzano, se non so parlare il giapponese, cioè, complessi mentali assurdi. Ok, io non so cosa dirgli, perché non posso dirgli tu non ci riuscirai, ok? Perché non sono nessuno per dirlo, però, vedendo un po', no, lo stato mentale di questo ragazzo, mi sembra un po' difficile. No, ma poi questo ragazzo che dice che lui non parla giapponese proprio per venire in Giappone e Sì. fare. Cioè, in Giappone si parla Si giapponese parla solo giapponese, e l'inglese? no? L'inglese no, ce n'è. Se tu No. vai in una casa editrice, loro sono Nessuno giapponesi, parla. non puoi parlargli l'inglese. Cioè, a me, ti giuro, arrivano un mare di richieste, ma se vengo lì, mi fai da traduttore? Sì, vabbè, te lo posso fare da traduttore, mi paghi, perché i soldi sono importantissimi, giusto? Mi Giusto. paghi e te lo faccio, però l'editore, quando vede che tu già non hai la volontà di studiare il Non. giapponese, ma neanche ti considera. No. Invece È come dire, non so, un africano che arriva in Esatto. Italia, viene nel vostro, non so, avete un Negozio. negozio, vuol fare il commesso e vi parla in africano, no? E vi dice, oh, voglio lavorare qua. E poi si può aiutare da una persona e vuole lavorare lì come commesso. È È difficile, no? difficile, Cioè, certo. o lavorate nel retrobottega a pulire per terra, e allora dici, almeno non hai Non hai contatti, così contatti, sì. non Sono devi fare cose. E va benissimo, anche quelli, cioè, sono lavori lavori normali. richiesti e tutto. Ma in Giappone, tra l'altro, secondo me, non ve li danno neanche questi lavori, tra l'altro. Neanche. Perché è più facile forse avere il lavoro dove parli giapponese che lavoro, Sì, che lo danno lavoro loro ai lo danno giapponesi. i giapponesi che gli altri lavori più umili, diciamo. Però è ovvio che chi lo dà il lavoro se neanche sapete parlare la lingua di un posto. Cioè, è l'inglese internazionale, ti dicono certi, ma Sì, dove? dove? Non è così. Cioè, perché in Italia molti, no? Io andavo a scuola e dicevano sempre l'inglese è importante. Sì. No, io ero il più bravo della mia classe di inglese, ero a un livello molto sopra gli altri, quindi immaginatevi i miei compagni che livello. Però fondamentalmente l'inglese sì, è utile in certi paesi, ma tipo in Giappone no, no. Cioè io sono andato in banca questa mattina, no? E vabbè, lì ci potrei fare un video di un'ora che fa molto da ridere. Però vi assicuro, di inglese mi hanno detto due o tre parole perché sono in inglese, tipo, non so. Sì, ci sono delle parole che usano qua, prese dall'inglese, ma a parte tre parole su un discorso di un'ora, il resto è in giapponese. E non sanno l'inglese, eh? Esatto. Non è che dici, ma non lo sanno, vero? Eh sì, infatti, cioè io non so cosa dire a questi ragazzi, perché Studiate il giapponese, eh venite sì, qua a studiare. infatti Giappo life. un ragazzo una volta mi ha detto, perché mi ha scritto, ma tu come hai fatto per il visto? Gli ho detto che ho trovato un lavoro che comunque si c'entra con i fumetti, però non è al 100% fumetti. E lui mi Chiaro. dice: ah, quindi ti ho dato un compromesso. E tu sì. Ah, che palle. Cioè, allora che cosa vuoi? Bisogna cercare. Non puoi arrivare subito dritto al punto. Magari Se dall'inizio devi girarci attorno, però se ti no, impegni. come tutte le cose della vita, un Eh po', sì. no? Quindi studiate il giapponese, non rompete le scatole a me che devo farvi da traduttore. Sì. No, è brutto dirlo, però Eh sì, è brutto bisogna dirlo, però. spronare queste giovani speranze, Esatto, no? sì. Cioè, datevi da fare, studiate, disegnate, chiudetevi la nostra cameretta e datevi da fare un po', Esatto. no? Perché poi un po' me li immagino, no? Cioè, adesso tutti dopo si incazzano con me. L'ho detta io questa cosa, come l'ho detta? Però me li immagino, no? Questi che si mettono in camera, mezz'oretta, no? Si fa queste. Faccio il disegno della pistola, no? Del personaggio, no? Mezz'ora, no? Ma mezz'ora è tanta, no? Poi, sono stanco, adesso esco fuori a farmi un giro, a bere l'aperitivo, no? E dopo loro sono convinti che quello sia il risultato Sì, migliore, un'opera no? d'arte. Un'opera d'arte, e hanno lavorato mezz'ora, ma non è che dovete mezz'ora. Non so se sai, c'è una teoria famosa che dicono che per fare una cosa bene bisogna lavorarci almeno 10.000 ore.
La sapevi sta cosa? No, non lo sapevo. Se tu pensi, gli atleti, tutti, se tu lavori tipo, adesso non so, tipo 5 ore al giorno su una cosa, ok? In un anno sono 1500 ore, dopo tipo 6-7 anni, fai conto, iniziano a essere 10.000 ore. Infatti se tu ci pensi, tutti i lavori, tutte le cose, ci metti un 5-6 anni, 8 anni o 5 anni per iniziare a ingranare in Certo. qualcosa, no? Lavorando 10.000 ore, c'è la teoria delle 10.000 ore, quindi anche per il disegno, È così. magari il primo risultato lo vedete dopo 10 ore, dopo 100, dopo 1.000, ma per ingranare bene, 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 non è che state lì mezz'oretta, né? Così. A La disegnare. pistola! Faccio la pistola! No, vero? Oppure le faccine, no? Le Mi faccine. arrivano molti disegni di facce e io gli dico: ma il corpo dov'è? Non c'è. E come faccio a darti un giudizio se non c'è la parte? Cioè, non è che un personaggio è solo il volto, è anche il corpo, Sì. no? Poi le mani come le disegnano? Le mani fanno sì così. No, non è per prendere in Non è giro, per prendere in giro a te, perché però tutti all'inizio siamo così. cioè, è ovvio, però cioè, svegliatevi, Però capito? se per voi quello già è un lavoro fatto a regola d'arte, allora ne avete la strada di fare, sì. Sì, e io poi farò un video, non so quando, cioè è anni che voglio farlo, di come ho iniziato io a fare il fotografo. E di come ora fai il lavoro che vieni pagato per Sul fare video sul cibo. cibo, il food tester. E io quando ho iniziato a fare il fotografo, cioè è stato un processo più o meno simile a quello che stiamo dicendo, no? Non è che io andavo, facevo tre foto, tornavo a casa, beh, fatte. Cioè, è stata molto dura, Penso che diciamo. avrei fatto un male di scatti. Sì, ma i scatti, ma poi notti a riguardarmeli, e giorno dopo, cioè, bisogna buttare sudore, Certo. capito? È faticoso, no? Non è che lui non è che si mette qui, no? Si fa due cose, no? Quanto disegni? Disegni tanto, no? Sì, disegno tanto. Adesso sto facendo. Siccome da aprile non incomincerò a lavorare. E sono cose che io non ho mai fatto, programmi che non ho mai usato, quindi per ora mi sto esercitando su quelli perché voglio essere preparato. Non voglio essere di peso all'azienda, no? Certo. Quindi il disegno lo disegno per ora solo 1 o 2 giorni a settimana, perché devo Sì. concentrarmi per ora sul lavoro. Chiaro. Però prima di trovare lavoro non avevo giorni liberi a settimana, cioè quel giorno libero che avevo lo usavo per disegnare, quindi Quindi. non era libero. Cioè, poi io mi diverto con il disegno, Eh quindi. sì, beh, infatti è quella la cosa bella, no? Di trovare una cosa che metta passione. Esatto. E che uno piace fare il lavoro che sta facendo, quello che sta facendo, Sì. Infatti l'ultimo lavoro che ho fatto non ha niente a che vedere con i lavori precedenti, è una storia completamente diversa e è molto corposo a livello di disegni. guardate che livello che è arrivato Nicola. Queste sono le 7 meraviglie del mondo, vero? Poi ha aggiunto qualcosa tipo la Torre Eiffel lì, ma è una roba, cioè, tu sei fuori di testa, ma ci hai messo tanto a fare questa, vero? Questa sì è un bel po'. Cioè, guardate i dettagli, no? Uno non è che si mette lì in 5 minuti. Cioè, guardate che roba! Beh, Cristo Redentore, fantastico. Colosseo, qua. Poi lì è Machu Picchu, vero questo qua? Si vede poco nel video perché è piccolino, ma cioè, fantastico. No, non, veramente non ho parole perché è incredibile. Guardate i dettagli, le cose, c'è cioè una roba bellissima, complimenti. Bella, Grazie. bella, cioè hai arrivato a dei livelli che. Bello. Quindi questa è una storia che hai fatto? Questa è una storia che ho fatto, è la storia di laurea, in Sì. Guarda realtà. qua il tuo nome, Sì. Nicola Sava. È l'unica cosa che so leggere in giapponese perché l'alfabeto è più facile. No, guardate che belli i dettagli. A me mi fanno impazzire perché c'è. Ma li ha fatti lui, capito? Strobe. So che è un'osservazione stupida, no? Però c'è uno che si mette lì, capito? Poi vedete il 7-Eleven, il combini. Cioè, sono dettagli di vita che sono spettacolari. No, beh, il combini, fantastico. 7-Eleven, bellissimo. Beh, fantastica. Bellissima. Questa è per tutti gli hater, che commentano i video in brutto modo, Esatto, giusto? sì. Guardate che spettacolo. Questa è bella, eh. Beh, spettacolo anche questa, guardate.
Sembra di essere, cioè, sembra di essere lì. Ma questa l'ha ambientata. C'è una zona di Tokyo che è questa? Sono in pratica, è la zona di Ueno, alcuni palazzi sono Ueno, alcuni palazzi invece sono in un'altra zona e poi io li ho fatto un mix. Ah, figo. Perché quando, ti dicevo, quando l'editore mi ha dato il biglietto da visita mi hanno detto da questo momento in poi cerca di copiare da maestri che sanno il fatto suo, da maestri proprio bravi. Quindi ho deciso di prendere come modello il maestro Bada e Bello, infatti i disegni ci assomigliano molto. bello. Questa invece è la copertina. Sì, la copertina. Però Colorata, bellissima. da questo momento in poi mi distaccherò di nuovo da questo maestro Bata, cioè dai disegni che fa lui e ricomincerò a fare i disegni miei. Allora, grazie Nicola per questa tua ospitalità anche oggi qui nel tuo studio. Ci rivedremo prossimamente sicuramente per il tuo discorso a scuola e per altri sviluppi della tua vita qui in Giappone. E Sì, ci spero, vediamo e certo. in bocca al lupo per tutto. Crepello. Ciao Al prossimo video dal Giappone. ciao. No, Visitate il mio sito esatto. www.magadami.it, il suo canale e al prossimo video dal Giappone. Ciao ciao.